Mai più Keu in Toscana, questo è il titolo di una iniziativa organizzata da Libera Valdarno, ma sposata poi anche dalle amministrazioni di Bucine, Pergine e Laterina Valdarno. Sicuramente insomma, parte tutto dall'inchiesta Keu che vede appunto coinvolti questi territori e è diciamo, una iniziativa che vuol dire più che altro no a tutte le mafie, alle infiltrazioni mafiose appunto in questo territorio. Beh, nasce da queste indagini che ormai vanno avanti da oltre un anno, in cui un'indagine molto complessa che fa capire l'intreccio che si è creato non soltanto legato al fenomeno del Keu, ma anche a rapporti che hanno portato poi a creare dei veri e propri monopoli nel nostro territorio per quanto riguarda la gestione della lavorazione della terra e degli inerti, e soprattutto poi anche un altro filone di cui abbiamo notizia anche in questi giorni, che riguarda il traffico di stupefacenti e i legami e gli intrecci che alcune famiglie del nostro territorio si sono create qua con clan legati soprattutto all'Andrangheta. L'indagine Keu è arrivata nel cantiere di via 25 Aprile a Bucine, dove la camminata si è fermata nel giugno del 2021 per sospetto e interramento di materiali contaminati indebitamente qualificati come inerti riciclati e provenienti dall'impianto di Levane. La manifestazione apartitica segna l'inizio di una collaborazione con i comitati che si sono costituiti nelle altre aree toscane. Dobbiamo capire che le mafie di oggi sono fatte da professionisti, sono fatte da persone che sono laureate, che sanno come ci muoversi nel mondo dell'economia, nel mondo della gestione delle aziende, e legano insieme l'aspetto legale con l'illegale, quindi diventano una cosa veramente pericolosa. Io penso ai milioni di euro che arriveranno in questo territorio legati non solo al PNRR ma anche altri progetti. Mi chiedo, ma le nostre amministrazioni sono in grado di poter gestire gare sicure da questo punto di vista? Ecco, noi vorremmo ci fosse più unione tra le amministrazioni comunali, le prefetture, le forze dell'ordine su questi temi.